mondo. Ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria. Sul versante ionico reggino raccogliamo e selezioniamo bergamotti di alta qualità. Per te, solo i migliori frutti della nostra terra. Il nostro bergamotto è prezioso quanto il suo olio essenziale, le virtù benefiche sono racchiuse nel suo succo. Noi lo estraiamo a freddo, pastorizziamo e non aggiungiamo conservanti. Trasformiamo il bergamotto in succo puro naturale, biologico, con clementine di Calabria, melograno e goji italiano ad alto potere antiossidante. Frutti freschi, essenze, succhi, prodotti speciali. Azienda Agricola Patea. Per te, per la tua famiglia, alleati quotidiani per il tuo benessere naturale. Acquista i prodotti online su info@essenzabergamotto.com. In Sila, dove l'aria è la più pulita d'Europa e dove scorre acqua purissima, Madre Terra regala la patata della Sila IGP. Patata della Sila IGP. Buona, protetta, unica. Eccoci qua, puntata Benessere Sindaco. Ciao, ben trovato. Grazie, ben trovato a te nel tuo bellissimo borgo. Oggi si parla di benessere, caro Sindaco Paletta. Perché? Perché Ciro ha tante idee, tanti progetti per valorizzare questo tipo di situazione da offrire anche al turista, al visitatore, ma anche, perché no, all'abitante, certo, vero? Quali certo. sono le prospettive in termini di ecosostenibilità, di percorsi del benessere? Allora, noi stiamo lavorando, diciamo, tantissimo sulla zona mare. È una zona, diciamo, in cui c'è presente un'area di 70 ettari di area SIC, quindi è un sito di interesse comunitario che è totalmente protetto, quindi dalla cementificazione assoluta, quindi abbiamo voluto far rimanere quest'area così incontaminata, e quindi c'è un grosso progetto per farla diventare area naturalistica e parco della biodiversità. Ah, che meraviglia! E da qui ai prossimi anni riusciremo a rivederla? Credo che l'anno prossimo vedrà la luce, perché noi stiamo lavorando su un'essenza particolare che cresce in quell'area, che si chiama la ginestra bianca. Che meraviglia! Ragazzi, questo è uno scoop, un'anticipazione solo per le telecamere da casa tua, che sono qui ormai per la puntata dell'identità. Con te abbiamo anche visto diverse cose, con le guide turistiche, ragazzi della Proloco, dell'Associazione Culturale Quattro Porte. Il gusto anche, insomma il vino in realtà però ci conduce qui, il vino, che significato ha? Ribadiamolo ancora per questo territorio, l'uva, il vino, greco bianco, gaglioppo. Il vino ci porta alla cultura, perché ormai in una bottiglia di vino c'è la cultura, c'è la storia di un territorio, quindi noi dobbiamo puntare su questa essenza particolare. Stiamo lavorando a raggiungere il massimo degli obiettivi, mai come in questo periodo Ciro sta promuovendo il vino e le sue eccellenze vitivinicole, proprio perché crediamo che l'eccellenza possa costituire una peculiarità del territorio, e quindi su questo stiamo investendo tantissimo, anche risorse dell'ente pubblico, perché crediamo che sia il veicolo importante per questo territorio, insieme alla cultura, alla storia e all'enogastronomia. Bene, quindi se io volessi consigliare ad un amico o a un turista intercettato così per caso, per strada, di venire qui, si potrebbe offrire oggi, attualmente, benessere al turista?
Certo, noi offriamo benessere, offriamo buona prospettiva, offriamo diciamo, le nostre tradizioni che sono. Quindi la giornata tipica potrebbe essere quella di arrivare qui rilassati. La visita guidata, raccontamela. La visita guidata al castello, al borgo e ai palazzi nobiliari e alle 17 chiese che sono nel centro storico. Oltre a questo poi abbiamo le eccellenze museali, un paese di 3.000 anime come il nostro, mi definisco, ci sono 4 musei, non è facile trovare in nessun altro territorio. Poi con quanti personaggi storici avete qui a Cirò che hanno segnato la storia, addirittura il nostro calendario che è stato riformato da un cirotano. Certo, Luigi Lilio da Cirò, non lo conosceva purtroppo nessuno. Ci siamo dovuti anche fare di necessità virtù per raggiungere il massimo degli obiettivi. Però ringraziamo anche nel suo piccolo la Regione Calabria che nel 2012 fece la legge per la giornata regionale del calendario. L'obiettivo grande qual è? Farlo diventare patrimonio dell'UNESCO e contestualmente, siccome pende alla Camera una legge bipartisan, per farlo diventare la giornata nazionale del calendario. Questo per noi potrà essere poi il grande lancio culturale di questo territorio. E con un grande calendario, con il calendario nato qui, partorito qui dal nostro Lilio, devo dire che ruota tutta la coltivazione, la cultura e l'espressione di ogni territorio che ha da produrre eccellenze, come fa Cirò da millenni. Io vado perché mi aspetta un bel tavolo. Dopo la pubblicità, consigli per gli acquisti, un bel tavolo con vini 100% biologici, perché questo è il futuro e questa è la puntata del benessere. Grazie. Questo lo sapete, cari buongustai, è il momento che mi piace di più. Bentrovata la nostra Maria Teresa Rizzo, come va? Tutto bene, ciao Anna, bentrovata. Lei, tra l'altro, l'avete già conosciuta nella puntata del gusto, nell'evento Incontri Divini, perché tu fai anche parte dell'associazione. Sì, sì, faccio parte dell'associazione Le Quattro Porte. Le Quattro Porte, però anche biologa nutrizionista, e quindi approfitto con te per far in modo che i nostri telespettatori possano inoltrarsi in quella che mi auguro sia la tendenza del futuro, quindi ricercare un 100% biologico. Chi lo ha fatto per vocazione tra i nostri produttori, sì, all'inizio per scelta, chi si è convertito perché insomma ha capito che il futuro passa attraverso la nostra salute e il benessere. Partiamo da il mio cestino, quello che mi ha condotto in queste 3 puntate GB, identità, gusto, benessere, gli acini della nostra uva, in questo caso Gagliotto, siamo a Cirò. Cosa contengono, Maria Teresa? Allora, negli acini dell'uva abbiamo innanzitutto, a partire dalla buccia, ritroviamo delle sostanze che si chiamano polifenoli e tra questi il principale è il resveratrolo. Il resveratrolo infatti dona delle proprietà antiossidanti, quindi porta numerosi notevoli benefici al nostro organismo. Infatti a livello cellulare va a combattere quelli che sono i radicali liberi. Mentre invece il colore, dimmi del allora, colore. Sì, del colore la bacca rossa. Abbiamo la bacca rossa, infatti grazie a numerose proprietà, insomma a numerosi componenti del nostro acino, quindi antociani, no? Certo, insomma, sono questi che danno appunto il colore rosso, ecco, al nostro perché forse dell'uva. Si dice sempre preferiamo un ottimo bicchiere di vino rosso rispetto magari al bianco se proprio vogliamo catturare qualche proprietà in più, è certo, vero? Certo, sì, in effetti un buon bicchiere di vino rosso contiene anche più resveratrolo rispetto al vino bianco. Sulle quantità, perché è anche vero che la tendenza si è spostata, devo dire, dalle bevande classiche, finalmente si è spostata a degustare, direi io. Quando parliamo di vini o di bevande, insomma, realizzate con dovizia, con anche sacrificio, se vogliamo, e con un quantitativo non indifferente anche di materia prima di qualità, tendiamo a invitarvi ad una degustazione più che a bere soltanto. In questo caso parliamo proprio di quantità, quindi di solito ci sono delle dosi consigliate nell'alimentazione, nella dieta quotidiana. Per le donne cosa è consentito? Allora, per le donne è consentito un bicchiere di vino che corrisponde a 125 ml, mentre invece se vogliamo anche parlare anche del mondo maschile, il mondo maschile ne può bere anche due. Anche due? Ma questa mi sembra una cosa abbastanza ingiusta. Sì, anche
perché no, scusatemi, dobbiamo rivedere un attimino qui la tabella dei principi. Perché? Perché oggi le donne, ragazzi, fanno una fatica immensa, dall'alba fino alla notte incessante, 5, 6, 7, 8, 10 lavori, va bene, ci sta. Dobbiamo sicuramente rimanere più lucide. Certo. Da un punto di vista invece di assorbimento, magari dell'alcol, insomma, queste sono le dosi che ci fanno rimanere sobri. Ed è proprio ovviamente. Per questo, certo, dipende anche dal modo, insomma, dal metabolismo della donna, che riesce ad assorbire anche più lentamente dal grado alcolico ecco, il grado alcolico del vino. E mentre invece, parlando di un bianco, il bianco, anche il greco bianco, parliamo di vitigni autoctoni, poi si sa che questa Reale produce anche vitigni internazionali, ma non siamo qui per questo. E poi, tra l'altro, queste etichette biologiche di questi produttori, che adesso li inviteremo, vedrete queste facce lungimiranti, e che producono 100% biologico in queste etichette, producono sia referenze rosate e rosse, quindi classiche per questo territorio, ma anche il bianco. Un ottimo bicchiere di vino bianco ci dà magari una sensazione di freschezza, sì, anche qui ovviamente, anche certo a livello di pesce, anche magari con i formaggi è possibile abbinare un buon bicchiere di vino bianco. Bene, e anche nel vino bianco, come dicevamo prima, ci sono anche buoni quantitativi di resveratrolo, quindi abbiamo un buon carico di antiossidanti, quindi possiamo proteggere le nostre cellule. Che meraviglia, che meraviglia. Quindi ci sta, lo possiamo associare sempre, e consigliamolo rigorosamente durante i pasti. Sì, ok. Non si degusta il vino, naturalmente, a meno che non siate invitati ad una degustazione specifica che tratta di vini, e quindi c'è un disciplinare preciso che regola questo momento. È sempre consigliato l'utilizzo e la degustazione durante i pasti, sì. Abbinatelo voi come vi pare, piatti di pesce, piatti di carne, mare e monti. Qui siamo praticamente a quanti livelli rispetto al mare, più o meno? 300-400? Ci siamo? Sì, più o meno. Arriva il coro e quindi vi invitiamo, naturalmente il massimo è l'abbinamento per territorio. Degustate un ottimo calice di vino biologico insieme alla pietanza che voi preferite, e qui c'è un parterre infinito. Con te, i supermercati della Calabria. Elisir San Marzano Borsci torna a sorprenderti. Thank you.
Andiamo, venite, venite, che io sposto il mio paniere, mio malgrado, ma accolgo voi. Bentrovati, ecco Cataldo Calabretta, bentrovato Cristian Vumbaca, Antonio Senatore, il nostro Vigneti Brigante, Enzo Sestito. Bentrovati a tutti, ragazzi. Mettetevi anche un po' più larghi. Ok, allora ci siamo. Beh, c'è, partiamo direi forse con chi nasce 100% biologico, ce l'ho qui, ce l'ho proprio vicino a me, ben trovato. Allora, dimmi tutto quello che mi puoi dire rispetto alla tua produzione. Grazie, buonasera. Sì, la mia azienda è interamente condotta secondo i criteri dell'agricoltura biologica da ormai 15 anni, qualcosa anche di più, e quindi per me è stata prima di tutto una scelta etica, quella delle buone pratiche agricole, quindi di un'agricoltura sostenibile e biologica. E qui la conseguenza è la produzione di vini artigianali molto legati al territorio, perché questo poi è il fine. Quindi qui stasera ho portato i due vini principi del territorio, il Ciro Rosso Classico Superiore 2017, che proviene dai vigneti di Gaglioppo Collinari, e il Ciro Rosé 2019, sempre Gaglioppo in purezza, invece questo dalle vigne di pianura. Bene, se tu volessi consigliare un abbinamento, rimanimi sul leggero, perché questa è una puntata dedicata al benessere. E allora, siccome in estate anche il vino rosso, se appena raffrescato, può essere abbinato al tonno o allo spada, quindi pesci azzurro, saporiti, carico, pieno di sapore, i pesci più importanti, le carni importanti, e il rosato poi è il principe della tradizione di tutta la cucina calabrese e cirotana, dalle pitte con le sarde. Bene, ce ne per eccetera, eccetera. Lasciami certo qualche abbinamento anche, sì, ad esempio, per il nostro Cristian Vumbaca. Ciao, e allora ci siamo, Cristian, ben trovato, ben trovato. Allora, tu hai portato una vocazione, una parte della vocazione della tua azienda destinata a biologico. Sì, io ho portato il Ciro Doc Bianco, proveniente da uve greco bianco, e il Ciro Doc Rosato da Gaglioppo in purezza. Bene, dove si trovano i tuoi invece appezzamenti, io le tue superfici vitate? Ho diversi appezzamenti. Si trovano tutti nella Ciro Ciro Marina, e il bianco si trova in una zona che si chiama Piana di Franze, è una pianura, è a circa 70 metri sul livello del mare, e lì abbiamo le nostre vigne di greco bianco. Per quanto riguarda invece il rosato, viene prodotto da un'altra zona che si chiama Fedduraro. Quindi tutte zone abbastanza identitarie. Sì, è nel comune di Ciro Marina. E mentre per quanto riguarda il Ciro Rosso Classico Superiore, che è ancora in affinamento in vasca, penso di imbottigliare tra novembre e dicembre, fare un po' di affinamento in bottiglia, e a Santa Anastasia. E sono dei vigneti ad alberello. Beh, insomma, degli anni '80, sì, ricchi di storia, sì, anch'essi. Un abbinamento veloce, sempre leggero. Ma il Ciro Doc Bianco con le sarde. Con le sarde, bene, con le sarde, così, ispirazione vostra. Ecco, facciamo un po' di recuperiamo spazio. Antonio Senatore, ben trovato, come va? Grazie, bene. E dimmi un po' della tua invece vocazione sul biologico. Quando vi viene in mente che questa è una tendenza importante e contemporanea? Ma senz'altro la tendenza al biologico è ormai riconosciuta, il mondo va verso il biologico da diversi anni, e noi è da diversi anni che ci occupiamo di questa tipologia di agricoltura, quindi siamo certificati bio da diversi anni, abbiamo diverse referenze ormai in versione biologica. Qui stasera abbiamo portato oltre le tre DOC, quindi bianco, rosato e rosso classico, abbiamo anche due vini IGP. Diciamo che la tendenza al biologico per noi quella di fare biologico è stata una scelta naturale, anche perché abbiamo all'interno del nostro management delle figure di derivazione medica, quindi noi da sempre ci abbiamo tenuto, oltre che a produrre vini buoni, anche e soprattutto a produrre vini sani. Come ti presenti? Con quale etichetta? Allora, qui stasera abbiamo portato il nostro Arcano Bio, che è un DOC Ciro Rosso Classico Superiore. Abbiamo il nostro Puntalice, DOP Ciro Rosato, la Lei, DOP Ciro Bianco, abbiamo poi il Silò, che è un IGP Calabria Bianco, ed è un blend tra varie uve, anche questo biologico, Alichia, blend tra greco bianco e traminer, quindi c'è questo connubio fra la tradizione data dal greco bianco e l'innovazione portata qui in Calabria del traminer, ed infine l'ultimo nato, il nostro Negrus Bio. Qui parliamo di un vino rosso che nasce
per abbinamenti con piatti leggeri, con aperitivi, da bere anche fresco, quindi è un vino rosso che va bene anche in questo periodo. Fresco cosa intendi? Quanti gradi? Ma può essere bevuto tranquillamente sui 12-14 gradi, come se fosse un vino bianco. Ah, benissimo. E allora adesso andiamo da un brigante, un sestito brigante, poi un brigante buono. Buonasera, effettivamente. Buonasera, sono ti un brigante tutti, buono. Ah, sì. Ti conoscono tutti, assolutamente sì, conoscono anche le tue etichette. E quale parte di questa reale esprimi attraverso il biologico? Allora, noi in questa serata rappresentiamo qui due bottiglie, un rosato e un rosso, fatti da uve Gagliopa, che è il tipico vitigno nostro. Abbiamo i vigneti a 365 metri sopra il livello del mare. L'etichetta in questione si chiama Zero. Zero sta per zero solfiti aggiunti, zero lieviti e zero filtrazioni, quindi è un vino del tutto naturale. Come si fa un vino naturale? Ci vuole tanto lavoro, è una domanda, questa è importante, vero ragazzi? Si fa con tanta fatica. Si fa con tanta fatica, ancora di più di fare un vino normale, perché ci vuole tanta attenzione, bisogna preservarlo dall'ossigeno, che è colui che è, diciamo, il nemico principale. E con tanto amore, perché se non c'è alla base la passione e l'amore per ciò che si fa, è difficile che si porta avanti un qualcosa. E soprattutto la qualità e il benessere di qualità. Allora io vi ringrazio infinitamente e vi voglio rimandare alle loro etichette per avere una carta così dei vini, per orientarvi appunto sulla scelta del biologico. Li avrete tutti quanti in sovraimpressione, per cui recatevi presso i migliori ristoranti, chiedete a tavola la vostra pietanza in abbinamento ad una delle vostre etichette. Questo sarebbe davvero il punto di partenza per rilanciare anche un'agricoltura ed un'enogastronomia sostenibile per noi, per il nostro territorio. E poi soprattutto potete anche acquistarli in tutte le migliori enoteche, non solo calabresi, italiane, ma anche in tutto il mondo, perché loro sono davvero una parte importante della produzione di vino in questa areale che è Cirò. Grazie per l'attenzione, grazie Maria Teresa, grazie ragazzi, e buona degustazione. Adesso ragazzi, beviamo in benessere, a presto. Eccoli qua, ben trovati ragazzi, facciamo un applauso al pubblico. Ecco che conclude così la nostra street band 8 più, Ciro? Sì. Da dove venite? Buonasera a tutti, veniamo da Strongoli, provincia di Crotone. Quindi anche terra di vino. Sì, il vino porta al vino. E così, allora avete lietato uno dei tanti eventi culturali che si svolgono qui nel borgo di Ciro, e questa è la puntata del benessere. Allora, quanto è importante, Ciro, dillo tu, a nome di tutta la tua band, quanti siete intanto gli elementi? Allora, noi siamo minimo 9, massimo 11 persone. Ah, quindi 8 più, si parte da 8 e poi non si sa. Ok. A seconda forse della grandezza dei vicoletti, sì, del paese, calcolate la formazione. E conclude appunto la puntata del benessere per dire che quanto è importante unire una buona musica, se vogliamo anche popolare, e quanto fa bene allo spirito di una comunità. Diciamo che è il top. Puoi avere noi in qualsiasi incontro, che sia di vino, di birra, va bene per tutti. No, va bene ragazzi, insomma il concetto è questo: purché ci sia musica, purché ci sia l'anima pulsante di strumentisti, polistrumentisti, perché come vi muovete? Dai, dimmi al volo la formazione. Allora, abbiamo la fisarmonica, che c'è Giovanni Noci, il sax contralto Pasquale Abbate, Michele Casella con il sax tenore, sax baritono, le due percussioni Alessio e Raffaele, io il trombone. Poi abbiamo le trombe, Andrea e Arturo. Che meraviglia! E allora, ricordatevi quindi, oltre a un ottimo calice di vino biologico, bianco, rosso, purché sia del nostro territorio, in questo caso ci troviamo a Cirò, quindi promuoviamo questa reale straordinario, e salutiamoci con la musica che allieta tutti i nostri sensi. Introduzione di Forbenzi. A presto, vai Ciro, introduci. Ah, così.
Dalla città della carne, Mileto, più di mezzo secolo fa, nasceva la prima macelleria Callà. La costante passione e la maestria di nonno Vittorio Prima. La realizzazione del mattatoio ad opera dei figli negli anni 90. L'ideazione di prodotti speciali a cura dei nipoti, frutto di ricerche e di materie prime eccellenti. Fine la lavorazione, accurata, la salatura e la stagionatura. Assapora i tradizionali e autentici salumi calabresi. Conciditi l'esclusiva noce aromatica, il succulento prosciutto legato a mano e cotto alla brace. Non desiderare di più, solo Callà, carne e salumi di qualità. Visita il sito internet carnicalla.com. Io ti do il mondo, ma cosa cerchi tu? Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. Voglio l'amaro del capo. L'amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Con te, i supermercati della Calabria.